San Leonardo da Porto Maurizio, predicatore infuocato della Via Crucis. Leonardo nasce a Porto Maurizio, oggi Imperia, nel 1676 e ben presto abbraccia la vita francescana. Custodisce nel cuore il desiderio della missione e chiede di poter partire per la Cina, ma il cardinale Colloredo gli risponde che la sua Cina sarà l'Italia. Effettivamente, alla fine del Seicento, le miserie erano così tante in Italia da poterla considerare veramente terra di missione. Un evento cambia la sua vita. Ancora studente a Roma al Collegio Romano, un giorno un compagno lo invita a una predica. Mentre vanno, trovano un uomo impiccato e guardandosi si dicono: ecco la predica. Dopo pochi giorni si reca al convento di San Bonaventura sul Palatino e chiede di vestire l'abito dei francescani, detti della riformella o scalzati. Si dedica anima e corpo alla predicazione e con il pensiero fisso a quel suppliziato incontrato un giorno per caso, predica con parole ardenti il suppliziato per eccellenza, Gesù Cristo, pendente dalla croce per i peccati degli uomini. Il tema che preferisce è quello della Via Crucis, devozione diffusa dai francescani, di cui San Leonardo diventa il più grande propagatore. Le sue prediche sulla penitenza e sulla pietà cristiana accendono i cuori degli ascoltatori, che restano impressionati dalle sue parole di fuoco. Sant'Alfonso Maria de Liguori dice di lui che è il più grande missionario del suo secolo, così capace di toccare i cuori che spesso l'intero uditorio si inghiozza e scoppia in pianto. La sua predicazione si estende in tutta Italia, ma la regione che visita di più è la Toscana. Qui vuole combattere il freddo giansenismo, facendo conoscere il calore del nome di Gesù, della Vergine e della Via Crucis. Il Papa lo manda in missione in Corsica per ristabilire la pace tra i cittadini e nonostante la situazione riesce a far riconciliare tutti con un inaspettato abbraccio di pace. Torna in Liguria dove le sue forze iniziano a semare. Nonostante le fatiche missionarie lo abbiano consumato, è richiamato a Roma, dove con le sue prediche prepara il clima spirituale giusto per il giubileo del 1750. Durante quell'evento pianta la Via Crucis nel Colosseo, dichiarando quel luogo sacro per i martiri e impedendone così la totale rovina. Stava diventando infatti una cava di pietre. Leonardo muore l'anno dopo e per tenere a bada i fedeli che vogliono una reliquia devono intervenire i soldati. Papa Lambertini dice di lui: perdiamo un amico sulla terra, ma guadagniamo un protettore in cielo. Uno degli ulteriori meriti che bisogna attribuirgli è la proposta della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, che fece consultando epistolarmente tutti i pastori della Chiesa cattolica. A lode di Dio.